Ciao a tutti, continuiamo oggi con la nostra serie sullo Spirito Santo, che è una serie davvero profonda e spero che tu la possa, voi la possiate afferrare e fare vostra perché ha cambiato la mia vita e so che può cambiare la vostra. C'è tantissimo da imparare nella comunione con lo Spirito Santo, c'è tantissimo in generale da imparare con Dio della sua parola, ma nella comunione con lo Spirito Santo non si finisce mai di conoscerlo. Avete fatto caso quando siamo sposati? E viviamo con nostra moglie o nostro marito, pensiamo di averli conosciuti fin quando che non scopriamo un nuovo aspetto. E più passano gli anni, più iniziamo a pensare nello stesso modo. Se siamo, ad esempio, super organizzati, noi mariti, o no, il marito è super organizzato e la moglie è disordinata, restando sposati per parecchio tempo, la moglie imparerà a essere un po' più organizzata, il marito imparerà ad essere un po' più disordinato. La comunione ci fa in qualche modo apprendere gli uni dagli altri, ci fa diventare più simili. Ultimamente il Signore mi ha detto una cosa: Francesco, ci ho messo 40 anni a insegnarti a pensare come me. Ho detto, wow, signore, questa è una frase importante, grande, sconvolgente. Lui mi ha detto, quando una persona è influenzata dal demone, inizialmente è il demone che gli detta cosa fare, ma man mano che la persona si aggancia e obbedisce a quello che il demone dice, la persona stessa diventa malvagia e inizia a pensare in modo diabolico. Ne ho la prova quando la scrittura dice che peccare è umano, perseverare nel peccato è diabolico, è proprio quello di cui ti sto parlando. Inizialmente c'è l'ispirazione, ma poi quando abbracci l'ispirazione, tu stesso abbracci quel sentimento, quell'attitudine, quel cuore malvagio. E lui mi ha detto, quanto più quando un mio figlio inizia a camminare con lo Spirito Santo, essendo ispirato dallo Spirito Santo, guidato dallo Spirito Santo, parlando con lo Spirito Santo, inizia a pensare come lui. E a volte mi sono ritrovato a fare delle scelte, no, non necessariamente con una parola chiara da parte di Dio, da parte del suo Spirito, ma con un sentimento certo e sicuro che quella era la cosa giusta da parte di Dio, era in accordo alla parola, era in accordo a quello che io ritenevo il sentimento dello Spirito Santo e ho agito. Tante persone non hanno compreso questo, non hanno compreso che la comunione con lo Spirito Santo è di fondamentale importanza se vogliamo arrivare ad avere queste direzioni spontanee nel nostro cuore, nella nostra vita. Noi non abbiamo tempo di pregare quando ci troviamo davanti a una situazione. Non puoi pregare nel momento dove dovresti aver già pregato e in quel momento devi muoverti guidato da Dio. A volte le cose succedono all'improvviso, ecco perché noi dobbiamo essere sempre in comunione con Dio, perché avremo subito la risposta. Tante volte le persone mi chiedono, ma come fai ad essere sicuro che Dio ti ha parlato? Dovresti aspettare ed aspettare ed aspettare. Ora sicuramente ci vogliono delle conferme, quando soprattutto sei all'inizio nel comprendere come lo Spirito Santo opererebbe, ma io conosco la parola, sono 40 anni che la studio, conosco lo Spirito di Dio e ho imparato questo. Io quando sto facendo le cose di Dio, do per scontato che lo Spirito Santo mi sta guidando. Se mi sto sbagliando, me lo farà capire. È un po' così come nella vita, quando sei sposato da tanto tempo, anche se tua moglie non c'è al supermercato con te, tu già sai cosa vuoi, cosa vuole che tu compreresti, tu già sai che tipo di prodotti vorrebbe, che tipo di scelte vorrebbe che tu fai. È vero o no? E così anche con lo Spirito di Dio, la tua comunione con Lui ti porterà a capire ciò che Lui vuole. Nella maggior parte dei casi non avrai sempre bisogno di un'istruzione quotidiana, ma il suo modo di pensare diventerà il tuo. Wow! Questa è la bellezza del nostro rapporto con Lui, questa è la bellezza della possibilità che Gesù ci è venuto a portare.
Io ho imparato questo, che lo Spirito Santo spesso non mi guida solo con parole, ma quando hai un rapporto con Lui costante, Lui prende anche i tuoi sentimenti, prende anche i tuoi pensieri, prende le tue percezioni e le modella. Sento a volte quello che Lui mi vorrebbe far sentire. Quando preghi per delle persone, certe volte senti il loro dolore. E non hai bisogno che lo Spirito Santo ti dica delle parole, ma tu sai che ciò che hai sentito è un'indicazione per la direzione su cui devi pregare. Senti il loro dolore? Allora inizi a pregare, dolce Spirito Santo, Padre Santo, io nel nome di Gesù prendo autorità su questo dolore, rilascio il tuo amore, rilascio la tua guarigione, comando a questo dolore di lasciare questo cuore. Ciò che lo Spirito Santo ti ha fatto sentire è un'indicazione per la direzione che devi prendere. In una scelta, quando devi acquistare qualcosa, se non hai pace, è lo Spirito Santo che rimuove da te la pace e ti fa capire non andare oltre, non muoverti. Non sempre ascolterai la sua voce, ma sempre lui ti parlerà. Non sempre ti parlerà attraverso parole, ma sempre lui ti guiderà. Egli dice Gesù. Sarà con voi fino alla fine, vi guiderà, vi ammaestrerà, vi insegnerà, vi rivelerà. Il suo ruolo è quello di essere il tuo tutor costantemente, di essere al tuo fianco, di sostenerti, di guidarti, perché lui ti ama molto più di quanto tu ti ami.